Per festeggiare l'anniversario, sono un uomo fortunato. Luisa Ranieri al party di fine riprese della fiction Luisa Spagnoli, che la vede nei panni della protagonista. Diritti d'autore SGP con lei il marito Luca Zingaretti. Diritti d'autore SGP la coppia, sempre molto affiatata, conduce una vita riservata. Le uscite pubbliche sono poche e da quando è nata la secondogenita Bianca si sono fatte ancora più rare. Diritti d'autore SGP. Diritti d'autore SGP un momento della serata. Diritti d'autore SGP. Diritti d'autore SGP Luisa e Brenno Placido, con lei nella fiction. Diritti d'autore SGP l'attrice, che ha firmato l'appello di senso comune, dice la sua sulla campagna post-Weinstein degli ultimi mesi, un capo che molesta in ufficio deve morire, ma non dobbiamo demonizzare un gioco di sguardi. Luisa Ranieri, 44 anni, lo scorso 1 febbraio ha firmato, insieme ad altre 123 colleghe italiane, l'appello di senso comune per denunciare, 4 mesi dopo lo scandalo Weinstein, gli abusi di potere di cui molte donne spesso sono vittime. E adesso l'attrice napoletana chiarisce le sue posizioni sul movimento. Quando le cose diventano una moda, si ha il risultato opposto, ha raccontato al Corriere della Sera. La gente dice, vabbè, ti ha molestata, succede a tutte. Questo però non significa tollerare gli abusi, sono la prima a dire che la violenza sulle donne va condannata, ma bisognerebbe ponderare a chi dare la parola. Ho visto parlare in pubblico colleghe che, mentre io stavo in fila ai provini, stavano a cena con i produttori. Top stories cene da cui lei si è sempre tenuta alla larga. Certe dicono, faccio prima così, e se non si sentono molestate va bene, non giudico. Ognuno sceglie di essere quello che è. Io avevo bisogno di dimostrare altre cose. Luisa, moglie dal 2012 di Luca Zingaretti e mamma di due bambine, Bianca, 2 anni, ed Emma, 6, si è poi soffermata su ciò che è capitato a lei, in quasi 20 anni, dall'esordio nel 2001 nei Il principe e il pirata di Leonardo Pieraccioni, tra cinema, TV e teatro. Ho avuto avance garbate risolte con una risata. Non puoi togliere alle persone il diritto di provarci. Catherine Deneuve e altre 100 donne francesi, ricordiamo, hanno detto qualcosa di simile a inizio gennaio, lo stupro è un crimine. Ma tentare di sedurre qualcuno, anche in maniera insistente o maldestra, non è un reato, né la galanteria è un'aggressione maschilista, e sono state travolte. Dalle critiche, un capo che molesta in ufficio deve morire, ma non dobbiamo demonizzare un gioco di sguardi, continua Ranieri, se no, è finita la vita. Ora, rischiamo il ridicolo, ho sentito di app in cui due vanno a cena e stabiliscono prima cosa fare e cosa no. L'attrice poi è tornata sul manifesto Tutto Italiano contro le molestie, anche questo criticato per la mancanza di nomi. Spero che il nostro appello serva a non far sentire sola chi ha la necessità di denunciare. Se non si passa all'azione, l'ondata di ritorno sarà che tutto è lecito e cambierà solo che le ragazze ingenue staranno più attente. L'interprete di Napoli velata, nel corso dell'intervista, si è soffermata anche sulla vita privata. Dall'essere moglie del protagonista del commissario Montalbano, è un lavoro e non è facile, ma Luca è stato il mio incontro perfetto. Tutti i matrimoni hanno alti e bassi, ma se si è scelto con cognizione di causa, per affinità e sensibilità, sono più gli alti, all'essere mamma, bacio, abbraccio, coccolo. E se sono fuori a lungo, io e Luca ci scambiamo i ruoli, e donna risolta, ci sono voluti 10 anni di analisi, non si può scappare da se stessi e ora ho fatto pace anche col mio corpo. Ma guai a chiamarla, mangia uomini, non conosco invidia, né competizione al femminile.